Mister Indiani, l'Arezzo affronta questa trasferta da prima in classifica, in battuta, 6 gare, 6 vittorie, insegue un record, però trova in trasferta una squadra in salute, il Ghivizzano. Sì, seguiamo un'altra vittoria. Ora il record è una particolarità, farebbe molto piacere, ma seguiamo un'altra vittoria. Seguiamo un'altra vittoria, sappiamo che come tutte le domeniche è difficile, questa volta forse di più perché è una squadra imbattuta, è una squadra che ha fatto ottimi risultati fino ad ora, è una squadra che gioca, che tenta di giocare e sappiamo che sarà molto difficile, però noi inseguiamo sicuramente la settima vittoria. Questo campo sintetico può, diciamo, essere penalizzante per una squadra molto tecnica come l'Arezzo. Assolutamente, assolutamente, anzi, forse aiuta, se è chiaro, non ci sono mai stato lì, è la prima volta, se il sintetico è di ultima generazione, fatto bene, aiuta la squadra tecnica, non la penalizza. Prima ha detto mister Damiani e Gaddini non ci saranno, Castiglia e Risaliti si sono allenati pochissimo in settimana. È la prima volta che si trova un po' in emergenza, no? Da questo punto di vista c'è un po' di preoccupazione, mister, oppure no? Sì, è la prima volta, no, Risaliti e Castiglia praticamente non si sono mai allenati, più o meno. È la prima volta, però il valore della rosa lo conosciamo, io ho fiducia enormemente in tutti gli altri. Magari avremo qualche difficoltà più nei cambi dopo. Le partite fino ad ora, avendo tutta la rosa più o meno al completo, c'era più possibilità di sostituzioni, stavolta forse ce ne sarà meno, però quelli andranno in campo sicuramente hanno tutti la nostra stima, la nostra considerazione e faranno sicuramente bene o meglio assenti. Le chiedo di Bramante, che ha segnato il gol decisivo domenica, se potrebbe essere della partita dall'inizio, ovviamente se ce lo può dire, mister, se sta pensando di riportare anche Lazzarini a centrocampo, viste le assenze che ci sono. Sì, Bramante è uno dei cinque attaccanti che sicuramente certo potrebbe partire dall'inizio. Quanto a Lazzarini è ovvio che essendo un centrocampista fino all'anno scorso ha sempre fatto il centrocampista, quest'anno è andato dietro all'inizio per necessità, poi per bravura sua ci è rimasto, ci potrebbe servire sicuramente a centrocampo. Gli chiedo anche di commentare le parole del Presidente, ha speso grandi elogi nei suoi confronti, ha detto anche lui è un seguace dell'indianismo, insomma, non so se gliel'aveva detto anche in privato o se gli ha fatto piacere questo. No, in privato come aveva detto mi ha fatto molto 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 piacere perché non è usuale un Presidente dopo 6 giornate, anzi a me non mi era mai successo, che dopo 6 giornate esternasse in una maniera così bella nei nostri confronti, fa non piacere di più, molto molto piacere. Quindi dopo il guardiolismo abbiamo l'indianismo, insomma. Non esageriamo, dai, prendiamo queste belle parole del Presidente, ma non esageriamo. Grazie.